ora la questione che più mi preme. Alcuni affermano che la coscienza ad esistere è strettamente dipendente dal senso dell'io, tanto che non v'è coscienza d'essere senza senso dell'io. Rispondo subito che non v'è nulla di meno vero di questo. Certo non posso dimostrarlo, perché farlo a forme di vita umana, cioè a chi veramente per sentirsi d'essere deve rimanere nel gioco dell'io non io e quindi pensare e vivere in termini egoistici è cosa estremamente alta. Provate ad inibire coercitivamente l'egoismo ad un egoista e ne farete un povero essere privo di volontà e di voglia di vivere. L'egoismo deve essere superato e sostituito da una diversa maniera di concepire la vita, altrimenti è la morte. Tuttavia, anche se non posso dimostrare quello che asserisco, posso renderlo plausibile ed accettabile dalla logica. D'altra parte, anche chi asserisce il contrario delle mie affermazioni non è certo in grado di dimostrare ciò che dice, quindi ognuno poi sceglierà quello che gli sembrerà più logico. Già negli animali individualizzati, ossia quelli che rispetto ad altre specie hanno uno spiccato senso di individualità, lo psicologo non trova un io con caratteristiche analoghe a quelle dell'io umano. Tuttavia, non si può certo affermare che quegli animali non abbiano consapevolezza d'esistere, cioè non si sentano d'essere. Ma se anche si prendono in considerazione animali non individualizzati, per esempio un'ape, in cui chiaramente non esiste il senso dell'io, credo che nessun serio studioso si sentirebbe di affermare che quel piccolo essere è semplicemente un robot privo di sensazioni vitali. Intendo dire che mancando in quel piccolo essere il senso dell'io, se la coscienza d'esistere, il sentirsi d'essere fosse legata all'io, dovrebbe in lui mancare anche la più elementare forma sensoria che in qualche modo lo faccia sentire vivo, palpitante, esistente, mentre così non è in assoluto. E che gli organismi, anche i più semplici, abbiano una vita di sensazione, ve ne fanno testimonianza gli studiosi dell'evoluzione biologica, i quali sanno benissimo che se negli organismi semplici o complessi non vi fosse stata la sensazione, come per esempio nei robot costruiti dall'uomo, non vi sarebbe stata evoluzione. Laddove esiste anche la più debole forma sensitiva, cioè al di sotto degli organismi vegetali, c'è sempre un sentirsi d'essere, quantunque non vi sia il senso dell'io, proprio perché appunto la sensazione è la prima forma di coscienza d'esistere. E ciò è a tal punto vero che nel linguaggio umano la sensazione si definisce modificazione della coscienza a seguito di stimoli esterni ed interni.